abbiamo una gara con quelli lì, quelli della sinistra. Chi sono quelli della sinistra? Bersani, Di Pietro e Vendola. Questa è la squadra della sinistra. Io non credo che questa squadra abbia una ricetta migliore della nostra per affrontare la nuova stagione che ci attende. Noi dobbiamo consolidare la nostra di squadra. Noi siamo qui, vogliamo continuare ad esserci perché abbiamo valori in rappresentanza dei quali chiediamo di continuare ad esserci. Costruire un nuovo partito popolare europeo per superare particolarismi e divisioni, è questa la vocazione di fare futuro. Nelle parole di Alfano, Frattini, Urso e Ronchi è comune la voglia di portare avanti una proposta politica che riunifichi i sostenitori del popolarismo europeo per presentarsi con progetti concreti al prossimo congresso di Marsiglia. Questo centrodestra deve fare uno scatto, deve riprendere un grande spirito liberale, fare le grandi riforme che da troppo tempo si aspetta, soprattutto fare un serio patto per lo sviluppo. Servono gli 8,5 miliardi per finanziare le grandi opere, per rimettere in moto il volano di questo paese. Rigore e sviluppo, questo deve essere il binomio per salvare l'Italia dalla crisi economica. Ricondurre a un dibattito politico fondato su grandi principi, grandi riforme e quindi il popolarismo europeo. Questa è la strategia della segreteria, la segreteria di Alfano e tutto il partito con lui, e questo è un mandato che credo i nostri elettori, simpatizzanti, militanti attendevano, anche perché stiamo aprendo la stagione dei congressi. Non si può aprire una stagione dei congressi dicendo che si farà un altro partito, questo è fuori discussione.